Ci sono timidi segnali di ripresa sul territorio che possono avere positivi risvolti per le imprese, lo ha detto il vicepresidente della giunta regionale Giovanni Loli a margine della presentazione delle borse lavoro della Fondazione Carispac. Il cambio dollaro a euro più favorevole dopo i provvedimenti della BCE, ha detto Loli, sta aiutando le grandi imprese nella ripresa del mercato estero. E questo sta accadendo anche in Abruzzo, anche se rimane difficile il quadro generale delle vertenze occupazionali in atto. Ma è anche vero che ci sono degli indicatori che ci danno un'inversione di tendenza, riferimento soprattutto all'export. I segnali sono evidenti e riguardano soprattutto le attività, le imprese esportatrici, perché la variazione significativa tra dollaro e euro, diciamo, ha ovviamente messo in condizione le imprese esportatrici di avere un vantaggio competitivo molto forte, e questo si sta vedendo. Noi abbiamo un sistema industriale fortemente vocato all'esportazione, ma questo riguarda soprattutto le grandi imprese, non riguarda le piccole imprese. Il problema nostro è collegandole alle grandi imprese, permettere, fare in modo che anche le piccole imprese si possano orientare verso mercati più ampi. A presentare l'iniziativa della Fondazione Carispac alla sua seconda edizione c'erano il presidente Marco Fanfani e il vicepresidente Domenico Taglieri, che hanno annunciato per il prossimo 25 febbraio la pubblicazione del bando pubblico per 40 borse lavoro rivolte alle imprese private e agli enti pubblici per la richiesta di personale specializzato che verrà retribuito con risorse messe a disposizione dalla Fondazione. Gli interessati potranno presentare le domande dal 2 marzo al 3 aprile, richiedendo profili professionali specifici in relazione alla propria attività. La commissione della fondazione deciderà quale azienda o ente pubblico, in base alla specifica richiesta, potrà essere finanziato e successivamente sarà l'azienda stessa o l'ente designato a indicare il giovane stagista da finanziare con la borsa lavoro. Rispetto all'anno scorso, nel bando sono state modificate alcune misure ritenute restrittive. Le aziende che possono presentare domanda devono avere un minimo di 5 dipendenti, possono prorogare di 4 mesi la borsa lavoro dello stagista portando da 12 a 16 mesi di occupazione e non ci sono limiti di età per i borsisti. Continueremo questa esperienza non soltanto come fondazione Carispac, ma la collegheremo anche al discorso delle altre fondazioni abruzzesi con le quali stiamo facendo la fusione delle fondazioni che si ritrovano in un unico organismo. Noi investiremo circa 500.000 euro in 40 borse lavoro, capiamo che questo non è risolutivo certamente del problema dell'occupazione giovanile, pensiamo però che sia anche un modo e un modello e un esempio da dare affinché anche altri enti, istituzioni possano lavorare in questa direzione per dare a dei giovani l'occasione di poter dimostrare la loro capacità, la loro intelligenza, la loro voglia di essere nel mondo del lavoro.